Savigni Daniele, che è un autista di ambulanza di Modena, poi vi presenta, si presenta. Allora, buongiorno a tutti anche da parte mia, come vi ha già anticipato Moreno, sono Daniele Savigni, operatore tecnico 118 USL Modena. Sono un membro della famiglia Quais Italia e sono anche istruttore per il corso di guida sicura dei veicoli di emergenza sanitaria Quais Italia. Insieme a me condividiamo un po' quella che è la mia esperienza sul territorio di circa 15 anni e premetto già che nella mia presentazione ho citato un paio di eventi che sono realmente accaduti, gestiti dalla centrale operativa Emilia Est, perché si chiama così quella che gestisce le province di Modena, di Ferrara, di Bologna, ma ovviamente per ovvi motivi ho modificato completamente le informazioni perché mi sembravano interessanti da citare per quello che riguardava la mia parte, ma per ovvi motivi ho dovuto cambiare le informazioni. Tutto parte da qui. Secondo me, per essere sicuri di essere pronti, e poi la certezza assoluta, io dopo 15 anni di mestiere non ce l'ho mai, però diciamo che in questa maniera qua una buona parte di certezza la si riesce ad avere. Innanzitutto, secondo me, bisogna sempre partire da un livello base, cioè bisogna essere, a me piace dire, un basso profilo, quindi indossiamo correttamente la nostra divisa, quindi con i capi che ci vengono dati dall'azienda per cui lavoriamo o eventualmente dall'associazione di volontariato di cui facciamo parte, senza troppe personalizzazioni, ok? E una volta indossato correttamente tutta la nostra divisa, i nostri scarponi, andiamo a dare il cambio al collega. Riceviamo eventualmente delle consegne, se ci sono delle cose da sistemare, se ci sono delle cosine da ripristinare velocemente, e poi andiamo subito a fare i nostri controlli. La parte dei controlli io ve la spiego molto velocemente, ma in realtà è stata approfondita ampiamente 2 anni fa dal collega Simone Baruffa quando abbiamo fatto il convegno nel 2017. Quindi un'occhiata veloce alla parte meccanica, un'occhiata alla parte elettrica, quindi che funzionano tutti i dispositivi, tutte le prese elettriche anche del vano sanitario, ok? Perché se facciamo un secondario con pompe a siringa, ventilatori, deve funzionare tutto, non ci devono essere sorprese riscontrate lì nel momento, ok? E poi diamo un'occhiata alla carrozzeria, pneumatici, impianto frenante, livelli, eccetera, eccetera. Quindi uno potrebbe dire, ok, detto ciò siamo a posto, non a caso ho messo altro, secondo voi cosa può mancare per essere più sicuri di essere pronti? Chi è che vuol parlare di più? Nessuno? Secondo voi un pochino di formazione, che è quella parola che ha utilizzato anche prima Moreno, invece di essere fatta sul campo, qua abbiamo un'illustre presenza, il presidente Pellacani dell'ASAC, che è un'associazione che si occupa appunto di gestire, di spiegare, di insegnare agli operatori sanitari, poi dopo ve lo spiegherà benissimo come si deve fare, come ci si deve comportare. Ma in realtà io dal punto di vista tecnico mi piace più dire che secondo me serve un'attitudine al mestiere dell'autista soccorritore, perché in tantissime realtà vengono messe persone alla guida di questi mezzi, ma non sempre siamo così certi che questi siano attinenti a fare questo mestiere, come io probabilmente non sarei attinente a fare il saldatore. Ci ho provato, non ve lo nascondo, però facevo dei castroni che facevano paura. Quindi secondo me attinenza serve. Vi ho riportato l'esempio di questo sistema che abbiamo inventato noi, perché spesso e volentieri, mentre capiterà sicuramente anche a voi, sei lì che ti scambi le consegne con il collega tecnico, arriva la chiamata, la selettiva, da noi viene chiamata così, e quindi non hai fisicamente il tempo di fare il controllo di tutta l'attrezzatura, materiale da soccorso o anche tutte le varie componenti tecniche. Quindi ci siamo inventati insieme al nostro responsabile infermieristico questo sistema, che è un sistema a lucchetti di plastica che si rompono facilmente senza troppi problemi quando hai fretta di dover riaprire, dove però poniamo una data e una sigla nome e cognome che sarebbe l'ultimo che l'ha ripristinato, perché così se manca qualcosa dopo si sa a chi andare a tirare le orecchie. Prego. Dicevo poc'anzi, riceviamo la selettiva, riceviamo l'attivazione che nel nostro sistema viene con una selettiva sulla radio portatile,
Quindi dopo noi in ascolto radio rispondiamo alla centrale operativa che ci assegna il servizio. Eventualmente può sempre assegnarcelo attraverso il DWE, che è il famoso telefono rosso, e ci dà tutte le coordinate di dove dobbiamo andare. Nella nostra realtà lavorativa emiliana abbiamo il sistema PCCAR, quindi tutte le informazioni che abbiamo ascoltato via radio le troviamo scritte anche sul PCCAR, sul computerino di bordo che abbiamo sul cruscotto dell'ambulanza. Una volta ricevuta la missione, dobbiamo chiaramente dare conferma alla centrale operativa che l'abbiamo ricevuta, e questa è una cosa che solitamente se ne occupa l'autista soccorritore, perché lui che deve sapere dove deve andare, se gli vengono già date informazioni particolari dall'operatore di centrale relativamente al target. Ok? Se fino adesso il cervello dell'autista soccorritore lavorava con una modalità normale, quindi tranquilla, dal momento in cui si riceve la chiamata il cervello dell'autista scorritore deve iniziare a girare molto più velocemente, perché deve iniziare a coordinare tutta una serie di cose. Il sanitario o soccorritore si preoccuperà magari di iniziare a rivedere tutte le tecniche di soccorso in base all'evento che dobbiamo andare a fare fra sé e sé, o condividere con l'autista scorritore. L'autista scorritore in primis deve gestire le emozioni, e vi spiegherò tra poco un po' meglio che cosa intendo, perché se l'autista soccorritore va nel panico in quel momento lì, capite che è un problema, il mezzo può non partire completamente in ritardo, e quindi dall'altra parte c'è una persona magari che è in fin di vita. Deve scegliere qual è, una volta individuato la via o il punto preciso dove si deve andare sulla cartina, qual è il percorso migliore. Magari sa che il più breve è passando di lì, ma bisogna tenere in considerazione che la strada è distrutta, ci può essere un cantiere, e quindi deve sempre avere in mente eventualmente un percorso alternativo per giungere sempre in quel punto. Okay? Poi, come ho scritto lì, non bisogna mai partire senza sapere dove si deve andare. A noi adesso con la centrale di aria vasta capita spesso di oltrepassare quelli che erano i confini precedentemente un pochino più delineati, e quindi mi capita di andare in comuni, in paesi dove per ovvi motivi non posso conoscere a memoria tutte le vie. È chiaro che non è che io, se vado a cercare la via sulla cartina, lì per lì, ok, l'ho individuata che è in questo incrocio, ma se non conosco di preciso il punto esatto non parto finché non sono riuscito a capire qualcosa. È chiaro che una volta individuato il comune, la frazione dove devo andare, magari parto, chiedo al collega di fianco a me se con la cartina aperta mi fa un attimino da supporto. Poi è vero che ci può essere sempre il PCCAR che nella finestra dove ci sono le informazioni sull'indirizzo, cliccandoci sopra, ti dà dei suggerimenti tipo terza via sinistra di via Mario Pellegrini, quarta via destra di via Plessi, ed è un aiuto anche questo che abbiamo, un sistema informatizzato che ci aiuta. Poi ovviamente c'è sempre, e lo metto sempre per ultimo, il discorso del navigatore che ci può aiutare di bordo. Vai. Informazioni del dispatch, perché ve lo citate? Perché è vero che probabilmente possono sembrare di maggior interesse a quello che è il soccorritore o il sanitario. Io sono abituato a lavorare tutti i giorni insieme a Marco, quindi tutti i giorni lavoro con un infermiere professionale. Però in realtà interessano molto anche l'autista soccorritore, perché in realtà quando si tratta di verificare se la scena è sicura, di verificare se si può approcciare alla scena, è l'autista soccorritore che si prende la responsabilità di arrivare vicino al paziente o vicino all'incidente o vicino dove c'è la scena del crimine che si è compiuta. Quindi queste informazioni che io vi ho riportato e che adesso le leggiamo insieme in realtà interessano tantissimo anche l'autista soccorritore. Ve ne ho riportate due a caso perché cambia l'approccio a seconda dello scenario. Le leggiamo un attimo insieme. Queste sono informazioni chiaramente che noi troviamo sul PCCAR, ok? Non so se anche nelle vostre realtà c'è, comunque. Vede l'accaduto, sì, quindi il chiamante vede che cos'è successo, ha visto che cos'è successo, vede i pazienti, dice che ce ne sono due, un maschio e una femmina, di cui vabbè non riesce a dare un'età indicativa, però ha visto che sono defenestrati, due pazienti defenestrati, ok? Maschio e femmina, l'abbiamo già detto, a terra. La centrale operativa ovviamente quando riceve una chiamata di questo tipo attiva subito forze dell'ordine, vigili del fuoco, perché magari bisogna controllare anche determinate cose. Io non so voi se leggendo queste informazioni
nella vostra postazione prima di partire non siete attraversati da delle emozioni. Io personalmente sì, non mi sento così rilassato se so che sto per partire su un intervento di questo tipo, e quindi la gestione delle mie emozioni, l'organizzazione di tutte le cose che devo fare in un qualche modo va fatta come si deve. Altro evento invece diverso, un intervento su un luogo di lavoro sul quale tra l'altro sono intervenuto proprio personalmente. Abbiamo un ragazzo di 20 anni che respira male, però è cosciente, dove riferiscono che ha una ferita penetrante al torace, quindi probabilmente da lite o discussione sul posto di lavoro. Anche lì in arrivo forze dell'ordine. Questo è un altro scenario, quindi siamo su un posto di lavoro dove magari, a differenza dell'abitazione da cui si sono defenestrati gli altri due, che può sembrare uno scenario un po' più circoscritto, sul luogo di lavoro possono essere anche coinvolte tantissime altre persone, quindi non sappiamo quando arriveremo là che cosa troviamo. Avanti. Ovviamente nel percorso che ci divide dalla partenza all'arrivo sul target ci dobbiamo un attimo consultare con il collega che abbiamo di fianco, soccorritore, infermiere, che esso sia, in funzione di quello che abbiamo appena letto. Quindi diciamo che leggendo questi due tipi di servizi abbiamo quasi la certezza che si possa intervenire su una scena del crimine, e quindi, come sicuramente vi spiegherà dopo Marco nella sua parte, i dispositivi di protezione individuale, portista soccorritore e infermiere soccorritore si devono mettere sono tutti quelli che vedete rappresentati lì, quindi guanti, un camice, occhiali, mascherine, calzari, perché se si ravvisa una scena del crimine bisogna cercare di creare il meno possibile artefatti che possono essere poi utili a forze dell'ordine o chi per loro per la risoluzione del caso dal punto di vista degli aspetti di legge. Ma qui dopo ci sono persone molto più competenti di me che vi spiegheranno. Se invece non ci sono informazioni chiare, è evidente che partiremo con una dotazione standard, quindi con i nostri guanti, eventualmente occhiali prescritti sulla testa, ma col senno di poi siamo poi sempre in grado di poterci rimettere se vediamo che c'è la necessità, quindi bisogna comunque averli sul mezzo, questo è ovvio. Vai. Quindi facciamo finta che siamo chiamati a intervenire sull'evento numero 1, se vi ricordate, quindi quello del padre, della figlia, dei fenestrati. L'autista soccorritore di che cosa si occupa? Beh, chiaramente quando siamo in prossimità del target, quindi quando per esempio entriamo nella via o ci stiamo avvicinando alla casa, al palazzo dove è successo l'evento, io sicuramente do un'occhiata se le forze dell'ordine, i vigili del fuoco che ci avevano inviato sono arrivati prima di noi, per esempio, perché è chiaro che se sono arrivati prima di noi io andrò a posizionare il mio mezzo anche dove posso, ma dovrò sempre cercare di rispettare quella che è la regola delle 3P. Se qualcuno di voi ha fatto qualche corso di guida sicura, penso che la regola delle 3P sia una regola che se l'è già sentita dire diverse volte, che significa proteggere, predisporre e prevenire. Proteggere, cioè devo cercare, per quanto di mia competenza, di proteggere la scena del crimine, in questo caso, in collaborazione con gli altri enti, se sono già arrivati. Predisporre, devo predisporre il mio mezzo in modo tale che non sia d'impaccio ad altri mezzi che magari stanno sopraggiungendo. Sicuramente mi avranno anche inviato a ruota un'auto medica su un evento del genere, o perché no, un'altra ambulanza. Quindi se io la metto in modo tale che non passa nessun altro, vuol dire che io non ho applicato correttamente questa regola. Prevenire significa prevenire il rischio evolutivo della scena, nel senso che se io metto il mezzo in modo tale che dopo per riuscire a ripartire, se ho necessità di ripartire velocemente, perdo tempo, vuol dire che anche qui non ho applicato correttamente la regola, oltre che posso poi avere dei problemi nella gestione del paziente se parto con troppo tempo di ritardo. Per cui il discorso anche di rapportarmi con le forze dell'ordine è importante sia quando arrivo, ma in realtà non è che se ci sono le forze dell'ordine sul posto allora io posso completamente rilassarmi, tanto ci pensano loro, perché io comunque ho sempre un collega sanitario con me, dobbiamo sempre lavorare in equipe, e tra i due, se lui è quello che si occupa principalmente della parte di soccorso e io gli do una mano, con una mano e un occhio collaboro con lui, ma con l'altro occhio devo sempre guardare l'ambiente circostante, perché sulla sicurezza sono sempre io come tecnico quello che deve sorvegliare anche il mio collega e anche la scena, ok?
Vai. Scenario numero due, ci sono sicuramente delle cose in comune, ma anche delle cose diverse, nel senso che l'approccio, come nel caso precedente, lo sguardo, se sono già presenti forze dell'ordine, altre corpi, questo ovviamente lo faccio, ma sul luogo di lavoro potremmo anche non trovarli, per esempio, ok? Quindi potremmo essere anche noi i primi ad arrivare, e nella fattispecie è proprio successo anche a Marco, non so se per caso dopo ve ne parlerà, lui è intervenuto in un salumificio dove tra due lavoratori è successo questo tipo di dinamica, e quando lui è arrivato fuori dal piazzale ha trovato 50 persone, non si capiva niente, c'era una rissa in corso enorme, quindi capite che non è semplice subito riuscire a capire se è sicuro che mi posso avvicinare oppure no. Ecco perché vi ho scritto che l'autista soccorritore in caso può anche decidere di, ok, sono arrivato davanti al luogo dove ci hanno chiamato, ma opto per riallontanarmi nuovamente, perché se magari vedo una fonte di pericolo, tipo l'aggressore col pugnale in mano insanguinato, io non ci sto lì insieme al mio collega a aspettare che mi venga a pugnalare anche me. Cioè, cosa voglio dire? Che in questo caso bisogna un attimo rendere secondario il nostro obiettivo di soccorso al paziente, che è importante sì, ma prima dobbiamo sempre pensare alla nostra sicurezza, e io come autista soccorritore in questo non posso concedermi alcun rischio di sbagliare. Ok? Avanti. Una volta arrivato sulla scena del crimine, è chiaro che se siamo in sicurezza, quindi sono anche le forze dell'ordine, mi rapporto un attimo con loro, magari sono arrivate prima, ve lo spiegherà meglio dopo Marco, però chiediamo loro se c'è un percorso idoneo, che bene che facciamo per arrivare dove c'è il ferito, perché magari noi arriviamo nel cortile, il ferito è su al primo piano, se loro hanno già individuato delle prove che possono ricondurre a come è funzionata la scena del crimine, evitiamo di passare da una parte piuttosto che passare da un'altra. Se invece non sono presenti, è chiaro che comunque questi accorgimenti li dobbiamo avere comunque, perché i nostri scarponi, se non ci mettiamo i calzari, con le nostre impronte possono andare a inquinare la scena del crimine, possono rendere più difficoltoso dopo il lavoro delle forze dell'ordine, ma anche di questo ne parleranno meglio dopo loro. Vedete, ho messo quella foto sotto con scritto grave errore, perché quello dopo può essere motivo di perdita di tempo per le autorità. Insieme al collega mi metto a disposizione come autista soccorritore, quindi insieme a lui decidiamo quali sono le manovre da iniziare a fare, ovviamente decide lui, io collaboro, e dopo io invece mi occupo di confermare o meno se sono necessari altri mezzi, se la centrale mi ha inviato l'automedica, confermiamo eventualmente l'intervento o no, e di questo me ne occupo io. Avanti. Dobbiamo sempre anche cercare di capire insieme al collega subito se è uno scenario che va gestito in modalità stay and play, cioè nel senso se è un paziente sul quale necessariamente dobbiamo stare lì a lavorarci su, perché è un paziente instabile e quindi non possiamo gestirlo nell'altra modalità, ovvero in modalità scoop and run, perché ovviamente capite che sono due modalità di operare completamente diverse. Se operiamo in modalità scoop and run, è chiaro che io come autista soccorritore, come figura tecnica, mi devo occupare di andare a prendere subito il presidio più idoneo che serve per evacuare velocemente questo paziente, perché bisogna vedere come lo troviamo, lo possiamo trovare nel letto, lo possiamo trovare sdraiato a terra, in fondo a una scala, quindi insomma ci sono delle valutazioni che si fanno sempre insieme, ma ovviamente lo vado a prendere io. Se invece dobbiamo operare in modalità stay and play, è chiaro che insieme al collega dico: ma ok, c'è bisogno di fare un RCP? Bene, io mi metto a massaggiare. Preferisci che mi metto a ventilare? Mi metto a ventilare. Vuoi che utilizzo il defibrillatore? Ok, lo accendo, tappo le piastre, ci si mette d'accordo. Quindi vedete che comunque un sacco di attività con autista soccorritore le facciamo anche noi insieme al collega. Una cosa che non dobbiamo sempre tralasciare però è la situazione ambientale. Una volta che la scena è sicura, perché magari ci hanno anche raggiunto le forze dell'ordine, però possiamo trovare negli ambienti, e penso che sarà capitato a tutti voi, degli impedimenti, mucchi di roba, cataste di vestiti, mobili lungo i pianerottoli delle scale, quintali di vasi di fiori, perché ovviamente ognuno a casa sua se la personalizza come vuole, che bisogna che siano gestiti prima di iniziare a alzare questo paziente e portarlo giù, perché se non riusciamo a passare, come facciamo? Quindi anche questa è una cosa che compete allo stesso scorrettore, ok? Avanti.
una volta imbarcato il paziente in ambulanza, se voi ve lo trovate così, e mi rivolgo in particolare ai colleghi autisti e soccorritori in sala, partite subito. Il medico vi dice andiamo, che questo è una ferita penetrante, forza. Voi partite lo stesso? Io no. Gli dico, visto che lei ha la possibilità di gestire anche il dolore di questo paziente, di sedare i fastidi che questo paziente ha, vediamo un attimo di sistemarlo meglio in barella, lo vincoliamo correttamente alla barella principale e poi forse ne possiamo parlare di partire. Il defibrillatore lo lasciate lì attaccato alla spondina, come lo vedete lì, con i due gancini, che alla prima frenata vola nel vano sanitario? No, anche di questo dobbiamo essere noi che ci guardiamo, dobbiamo essere noi che ci facciamo caso, perché se dopo i colleghi dietro si fanno male, è ovvio che vengono sempre da noi a bussare. Ok? Quindi controlliamo che il paziente sia vincolato bene, controlliamo che tutte le nostre sacche, i nostri defibrillatori, respiratori, insomma, tutto quello che abbiamo usato sull'intervento sia ricollocato correttamente nei suoi ganci di fissaggio. Diamo un'occhiata che anche i nostri colleghi, se non devono necessariamente tassativamente lavorare sul paziente, siano seduti e cinturati, perché è chiaro che durante la marcia può venire una necessità che si debbano alzare e debbano iniziare a fare qualcosa, ok? E anche di questo bisogna che siamo noi attenti ad accorgercene, oltre che loro ce lo possono dire, per l'amor del cielo. E in più io ho sempre il vizio di dare un'occhiata alla barella che si sia agganciata bene ai ganci di sicurezza prima di chiudere definitivamente il portellone posteriore. Sono tutti bisogna avere un po' di temperamento. Ognuno è leader del suo pezzo. Però ricordi sempre, Giuliano, giusto? Giuliano, se non parto rischio magari di cercare una rinuncia. Sistemare un paziente ci vuole 20 secondi, non è che si sta lì un'ora e mezza. Ma infatti vedi che l'ho scritto tra parentesi, se adesso ne gentilmente può tornare un attimo alla parentesi di prima. Spesso dobbiamo insistere, vedete che l'ho citato, quindi non è che io non sono d'accordo o non stai dicendo una cosa che sia corretta. È assolutamente corretta quello che dice, però come io, se l'infermiere mi dice mi dai una mano a prendere un accesso venoso, e io ovviamente gliela do, se io gli chiedo Marco, piacere, mettiti a sedere, metti la cintura, mi aspetto che Marco rispetti la mia richiesta. Poi non tutti fanno così, quindi non stai dicendo una cosa che è ovvia o scontata. Sì, dico solo una cosa su questo fatto, per omettere c'è sempre il buon senso, nel senso che qual è l'arma che abbiamo noi per tutelarci? È la bassa velocità, quindi per incorrere, come tu dici, in un rischio di interruzione di pubblico servizio, io parto, però devo far comunque presente che tutto quello che non è in sicurezza mette in condizioni a me di guidare pianissimo, ok? E quindi tu comunque hai usato coscienza e prudenza e quindi non hai interrotto il servizio, però vai piano. Inutile che occorra che si faccia male in 5 per niente, ok? Infatti questa era una cosa proprio che volevo citare adesso, perché è ovvio che non è che possiamo stare lì a discutere mezz'ora, quindi nel caso che se vediamo che la situazione non la si riesce a gestire col buon senso, ovviamente partiremo, ma sarebbe come se noi partiamo che siamo tutti e tre cinturati, io davanti e loro due dietro, infermieri e medico dietro, poi io, per ovvi motivi magari mi dicono oh, guarda che il paziente è andato in arresto, dobbiamo fare delle manovre, non è che possono fare da seduti, si alzano e magari iniziano a fare qualcosa in ambulanza, non lo so, facciamo un esempio, io per forza devo modificare la mia velocità, la mia andatura, non è che posso continuare con la stessa andatura di cui prima, perché ho due persone magari qui indietro, sono in piedi, che stanno anche magari semplicemente mettendogli una maschera dell'ossigeno, nulla di particolare, però si devono alzare, non sono più vincolati correttamente al sedile dell'ambulanza e quindi basta solo che io tocco il freno e questi mi volano in cabina, quindi è scontato che io la mia andatura dopo la devo andare a modificare. Una volta chiarito tutti questi aspetti siamo pronti per partire verso l'ospedale. Nella fattispecie, nella nostra realtà, una volta deciso qual è l'ospedale di destinazione, la telefonata la fa il sanitario al pronto soccorso di destinazione, perché avvisa che sta arrivando con un paziente XY. Però in realtà delle volte
dietro hanno talmente tanto da lavorare che non riescono a fare questa telefonata, e quindi l'autista soccorritore, prima di partire, utilizza via radio il ponte con la centrale operativa e chiede, noi chiediamo all'operatore di centrale che ci faccia da ponte. Quindi noi diciamo alla centrale operativa, abbiamo caricato un paziente codice 2, codice 3, quello che è, e loro poi chiamano il PS. È ovvio che la nostra andatura dovrà essere in funzione di tante variabili, innanzitutto in funzione di che tipo di paziente abbiamo sotto, in funzione di che gravità ha questo paziente, in funzione del meteo, in funzione della strada che stiamo facendo, in funzione anche del sistema frenante che abbiamo sul nostro mezzo, dei pneumatici che abbiamo, se sono estivi, se sono invernali, del loro grado di usura, del traffico. Sono una marea di varianti che dobbiamo considerare quando siamo in marcia verso l'ospedale, soprattutto se abbiamo un paziente molto critico con personale in piedi che sta lavorando. Quindi una notevole serie di valutazioni che dobbiamo fare e che competono esclusivamente all'autista soccorritore. Una volta arrivati al PS di destinazione, chiaramente mettiamo il mezzo in modo tale che riusciamo sia a scaricare correttamente il nostro paziente, ma che anche altri mezzi che devono accedere in pronto soccorso possano poter accedere. Non dobbiamo avere un atteggiamento della serie: io sono arrivato con urgenza, allora la metto lì di traverso perché io ho un'urgenza, tutti gli altri poi dopo si devono arrangiare. Quindi è vero che spesso e volentieri ci sono dei parcheggi predisposti, ma non in tutti i pronti soccorsi è fatto così, quindi questa accortezza la dobbiamo avere necessariamente. Se questo paziente deve andare in una shock room, per esempio, o in una sala emergenza, chiamatela come volete, e c'è un percorso prestabilito da fare all'interno dell'ospedale, in primis è l'autista soccorritore, quello deve conoscere, perché lui che solitamente tiene le redini della spinta della barella, poi chiaramente il collega è di fianco e ci può supportare. E ovviamente dobbiamo collaborare nell'affidamento del paziente, quindi la nostra barella per spostarla sulla barella del pronto soccorso non è che noi io ho già fatto tutto, basta, dobbiamo collaborare anche lì. Perfetto, quindi vedete che delle cose ne abbiamo già fatte tante, ma ahimè non è ancora finita, perché una volta che abbiamo affidato il paziente al collega del PS c'è da recuperare tutto il materiale che non è monouso, quindi la spinale, i cuscini, le cinghie per esempio, se si sono sporcate di sangue o altri liquidi contaminati dobbiamo pulire e disinfettare, così come il pianale dell'ambulanza, la barella, recuperare eventualmente del materiale monouso, un collare piuttosto che una maschera, e questo lo si fa sempre insieme al collega, ok? Una volta ripristinato il mezzo, la cosa più bella da fare alla fine è il briefing insieme al collega sul servizio. Cosa abbiamo trovato, cosa abbiamo fatto, cosa non abbiamo fatto, cosa avremmo potuto migliorare di quello che abbiamo fatto, e ci si confronta magari rientrando verso la postazione. Grazie a tutti. Grazie Daniele. Allora, questa è la parte tecnica, diciamo.